Ethernet, gomme, discarica, multimateriali, delinquenza, distruzione, vandalismo, tanto è la stessa cosa, ingratitudine e sfascio. Guarda che roba, cosa siamo diventati? L'uomo cos'è diventato? Un relitto contro l'amore. Adesso siamo giunti all'era dell'ingratitudine totale, del menefreghismo. Vedi? È la fine di tutto, di tutto. Questo è, te vedi qui che è la fine dell'amore. È proprio l'era senza amore, senza Dio, senza i principi vitali, i quali ci mantengono in vita, nella gioia, nella verità. Non c'è più verità qui, c'è lo spasso. Oh, è un macello! Ora un po', non è un frutto, è una discoteca. Ora ho proprio adesso a passare la scatola di lucido. La discoteca Kiwi 5 Stelle, oggi 25 aprile 2018. Porca miseria. Mi trovo vicino... Modena. Adesso vado a bucca. Se posso bucca, vediamo un po' se si riesce. Questa era... una delle discoteche più grandi della zona di Modena e dintorni. Venivene tutti chi una volta, un tempo. Pensa, guarda che parcheggio immenso, enorme. Come tipo l'Aqua Disco Village, no? A Marcelli di Numana. Posti mia, sa gente non so se c'è venuta mai all'Aqua quella volta. Dopo c'era l'Odissea, l'Aqua era un buco, la discoteca più grande della zona della Gio. I posti mia era l'Odissea. L'Odissea, adesso c'è l'OVS, pensa un po' dell'Odissea. Chi tutto chiuso, sprangato, tutto ferro, tutte porte di ferro, chi. Na miseria, è enorme sta discoteca che io. Porca miseria. Il Kiwi, chi se l'aspettava che quasi tutte le discoteche d'Italia è andate allo sfascio? Chi se l'aspettava? Guardi i buchi che ho, un pozzo c'è. Se uno bocca chi de notte non vede si pozzi, se sbrega le gambe. Adesso vado a vedere qua e se si può buccare da qualche parte. Va, ci hanno messo il ferro qui, vedi, hanno sbrigato i pannelli e dentro ci hanno messo un controferro per non boccare. Chissà com'è messa sta discoteca, chi c'è le tavole di legno? Ora un po' che pozzo, c'è un pozzo d'acqua stagnante, chi? Un altro buco per sbrigare le gambe, e chi bisogna buccare? Guarda, per levare la roba sicuramente hanno aperto tutto, chi? Vedi, se vede, e se tavole, chissà, se levo sta tavola se può buccare, se può buccare qui dentro, e sì, se può buccare, va? Però mi sa che è tutto ferro, è tutto ferro, fammi vedere, va. Viene oltre l'aria fredda, viene oltre l'aria fredda, fammi vedere, va. C'è la ruota, c'è, ah, l'hanno chiusa, certo, l'hanno chiusa, sa, sanno a fare, chi bastava girare
aprivo e chiudevo e lasciavo com'era. Niente, a meno che non passo qui sotto. Che macello qui dentro! Guarda che roba! Tutte gomme, una discarica, l'amianto! C'è l'amianto! L'Eternit qui! Che casi! Porca miseria, non ce se può credere! Non ce se può credere! È diventata una discarica! Cosa ti ho detto io? Cosa ti ho detto? Chi bisogna aprire? Con un affare, una chiave che apre le cassette del gas. Sì, vedi i cessi. Porca miseria, sapora discoteca. È diventata uno schifo. Chi è? Chi è? Adesso come fa a buccare io? L'unica alternativa è quella porta lì. Solo che se mi vede ne qualche duda da quest'altra parte, cavoli mia. C'è una corsa di biciclette, senti le discorrere, sa gente. Fortuna sa fratta che non mi vede ni ciò. Che delusione che non si può buccare. Volevo buccare ante su Kiwi. Guarda un po'. Che enormità! Non c'è più niente, non c'è. È lo sfascio più totale. Hanno tolto tutto in questa discoteca. Kiwi. L'unica alternativa che bocco lì sotto tra quella porta e col legno. Adesso voglio vedere se gliela fo a boccacci. Però tanto ormai c'ho visto dentro, non c'è niente, non c'è. Tutto spoglio, hanno tolto tutto. L'impianto elettrico, le casse, controcasse, tanto cosa vuoi che c'è più? A meno che uno non passa là sopra, dopo zompi 3-4 metri di purtò, caschigiote, sfragelli e crepi. Quindi per cosa serve a bucca dentro? Per niente. Però mi piaceva sperimentare. Guarda, qualcuno ha sbrigato qui. Però questo non è niente. Fa un po' vedere. Questo se potrebbe aprire sa rutella. Però ci vuole un caccia, un cosoli, una pinza, qualcosa. Fammi vedere beh, chi sotto. Guarda che roba. Il kiwi. Ma guarda tu che roba. Guarda cosa c'è diventato qui. Non ci si può credere. È fresco qui sotto e puzza di fabbrica abbandonata. Manco pare una discoteca, però tanto c'è scritto. Qui ci veniva l'amico mio negli anni 90. Adesso invece niente, fa un po' vedere chi sotto, che pare i pannelli spaccati, però c'è il controferro all'interno, non si può bucca. Però basta una cavolata per aprire, perché con l'affare lì basta che giri, si apre. Però per vedere l'Eternit, non serve più a bucca. Ormai ho visto dentro. Hai capito? Due che occhio non vede, corre non dole. Butti nella roba, perché ci vuole troppi quadri per smaltire l'Eternit, no? Troppi soldi, allora la butti nei locali chiusi. Guarda un po'. Arcomincio come ieri. Oh, chi dentro chi? Dentro su buco chi si può buccare? Mi è parso quello visto prima su buco. Fammi vedere, va, qua cosa c'ha nell'assato? Guarda che macello! Una discarica, qui c'era le caldaie, c'era l'impianto, le caldaie contro caldaie. Queste gomme di un camion anni 90, vedi, questa è tutta sbregata, si vede il radiale, vedi? De rame, il ferro, rame. Quelle ruote di un camion, queste qui. Quei camietti piccoli, però. Vedi che macello qui in mezzo? Questa è una discarica, come al solito, dappertutto. Questo su Madonna cos'è? Cosa sarà? Boh, non ci capisci, lì dentro c'è poco da buccare. Dubocco, guarda che schifo. Guarda che schifenza, una distruzione totale. Sicuramente c'era, te l'ho detto, un impianto elettrico, le caldaie per scaldare e per dare la corrente là dentro, sa grande discoteca, 5 stelle.
Dopo un tessù curnicchio qui, tessù cancello, ci hanno buttato un'ulteriore discarica. I passanti passano con le macchine, non sanno più dove buttare la roba, la buttano qui dentro, guarda che roba. Guarda che schifo, guarda. Che ingratitudine, porca miseria. Su giacchettaccio qui, cos'è? Questo qui anni 2000, oppure anni 90. Mi pare anni 90, è brutto. E niente, qua fan puede se si può buccare. Se può buccare qua, da qualche parte. Dopo vado via. Niente, hanno murato lì. Chissà quanta gente c'è bucata qui dentro. Per sperimentare questa vecchia. Questa vecchia discoteca. Guarda quanto cavolo è alta, oh! Porca miseria, quanto. È enorme, immensa. C'aveva ragione l'amico mio. Ha detto questa era una delle discoteche più grandi in assoluto della zona. Infatti è vero, è vero, è vero, guarda, lassù addirittura c'è gli uffici, c'è gli uffici, c'è le casette, fammi andare a buccare, va. Chi si può buccare, guarda un po', guarda un po' un altro pozzo, lì fammi vedere, va, che disastro, c'è i cartelli pubblicitari di chi è che veniva ne oltre, qui dentro a cantare su una, chi è questa, oh? Ti piaccio? Non sei male, no, no, non sei male. Però te sei dei anni 80, c'hai 100 anni. No, ce l'ho una settantina, ormai sono passata. Ah, sei stagionata. Tanto ormai apposta, è fatta finita. Ciao Dina. Ciao Matte. Vabbè, apposta, questa qua chi è? Questa l'ho vista anche l'altra discoteca. Guarda che macello qui! Tutti i cartelloni pubblicitari di tutta la gente che c'è boccata dentro sta casa. Ma un po' chi c'è? La Madonnina. La Madonnina, la trovo sempre dappertutto. Guarda, sequenza allo Spirito Santo, guarda, Adesso leggo su Santo. Su Santo, la Madonnina. Guarda, Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore di doni. Vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi intimamente il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che travia. Dona ai tuoi fedeli che confidano in te i 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna gioia. Amen. Manda il tuo spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. O Dio, che hai istituito i tuoi fedeli, istruito, cosa dirò, i tuoi fedeli illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso spirito il gesto del bene e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amene. Amene. L'amabile madre del Verbo di Dio. Osi Ave Maria. Guarda un po', Loreto Ancona, chi ce l'ha portato su Santo? Io qui non ci sono stato mai. Loreto Ancona, pensa, una preghiera di Loreto, io vieno da là, Castelfidardo Loreto, guarda un po' i passi qui del Kiwi, guarda chi io della discoteca, guarda quanti ce n'è, la discoteca, Kiwi più Mazzo, Modena, vedi? Il Kiwi, guarda quante ce n'è dei cartellini qui dentro, pure la carticenica, a me scappa una cagata, a me c'ho pure la carticenica volendo per pulirmi il culo. Qui cos'è, ho tutti questi cartellò contro cartellò, qua cos'è, che mi è andato l'occhio qui, questo qui è per una puntatrice, qui è una matita per segnante i muri dei muratori, questo qui è un metro anni 90, anzi anni 80 questo qui è, oppure anni 40, color merda. Oh, qua c'è tutte le chiavi, guarda, c'erano tutte le chiavi, adesso ce n'è solo una, piccola piccola, chissà cosa apria. Guarda un po' un pozzo, porca miseria quant'è profondo. Quanto è profondo, io non ce l'ho però la torcia stamattina. C'ho il cellulare, casomai su questo qui. Guarda che macello, chi decupertaccia. Chi c'è buccati qui, oh. Guarda che disastro, tutto rotto. Che schifo, guarda la lavandia anni 60, bello va. Chi è? Sei te, Matteo? Sì, sono io. Guarda un po', e la vetruresina lì, contro vetruresina. Il pavimento questo qui anni 50, guarda che brutto. Però oh, era 5 stelle sta discoteca, Pensa un po', 5 stelle, ma ti rendi conto? Ti rendi conto? Guarda, adesso ti faccio vedere. Questa chi è? Ciao a te!
Oh, te chi sei, oh? Chi sei, Antonella? Sì, Matteo, adesso arrivato a 90 anni. Ah, Antonella, non mi sei, già c'hai 90 anni. Quando è stata chiusa? 50 anni fa, sa discutella. No, no, è stata chiusa negli ultimi anni 90. Ah, ho capito. Vabbè. Sta attento, non bucante il pozzo lì, sennò te sbrechi le gambe. Vabbè, vabbè, c'hai ragione, guarda che pozzo. Porca miseria, cuccia sarà lì sotto, oh. Vabbè, te faccio vedere un attimo. Te faccio vedere. Guarda un po' le chiavi qui sopra. Le chiavi, questa qui pare di una macchina. Pare di una macchina anni 90. Le bocche brutte chiavi, che schifo. Eppure una volta andava bene. Andava bene, guarda i cartelli, oh. Porca miseria, guarda, guarda qui, la fissione. La pubblicità, guarda, kiwi. Chiuso solo il martedì, guarda, era sempre aperto tranne che il martedì. Ecco, me vado. Perché né de Venere né de Marte non se parte, si dice. Guarda un po', martedì prossimo, Piumazzo Modena. Vedi, la discoteca. La discoteca, e nammise, guarda, un foglio della discoteca, kiwi. Programma settembre 2003. Allora si è sbagliata Antonella lì. Il settembre 2003 era aperta. E quant'è che ha chiuso? 10 anni solo. Solo 10 anni che ha chiuso. Porca miseria, fammi vedere, va. Fammi vedere, va. Guarda, pensa chi è questa qui. Ah, sempre lì, Dina. Dina! Oh, guarda un po', Dina. Ciao a tutti! Ciao, Dina. A posto, guarda qua. Qua chi c'è? Qua chi c'è qui? Chi è sta gente? Chi è? Chi è sta gente? Chi è, oh? Mirna Fox. Mirna Fox. Chi è sta Mirna, oh? Cioè, du Mirne qui. Dumirne sa due alberi della vita, eh? Su Dumerli. Allora, fammi vedere va, chi c'è qua. Chi c'è qua? Chi è su Cusù? Chi è Cusù? Graziano Orchestra Cianni. Chi c'è venire la gente? Gli orchestri, gli orchestra. Gli orchestri. Vedi, tutti quelli, gli artisti dell'orchestra venire qui dentro per fa, per fa spettacolo. Questa chi è, oh? Denise, oh, Denise. Ciao a tutti! E una miseria, che voce brutta, Denise, che c'hai. Guarda un po' che cullana anni 90 che c'ha. Ciao! A posto. Gli si è incornicchiata la voce, a forza da fumare rotta di collo. Guarda un po', questo chi è questo, oh? Questo lui, questo Maurizio Guzzinati. Mauri, quanti anni c'hai adesso? De quant'è che ci sei venuto qui? Ci sono venuto 40 anni fa, ho 100 anni. E una miseria però, dopo. E 100 anni, non muore ne mai nessuno qui. Fammi un po' la discoteca però è morta. E fammi un po' vedere, questo qui che c'è? Che c'è qui, oh? Ora un po', sa gente, vieni a ballare, orchestra Venturini, orchestra Venturini. Guarda che fisarmonica, questa è tutta di Castelfidardo, eh. La fisarmonica stasera suona per noi. La 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 la. Chissà se c'è venuto Morandi qui dentro qui. La discoteca 5 stelle ci sarà stato. 60 anni fa. Allora qua, questa gente. Guarda un po'. Chi è questo qui, oh? Cosuli. Questo mi pare i Duran Duran e Simon Le Bon, invece genio di Ecoti. Chi sarà così? Quanta roba, quanta carta andata allo spascio. Guarda, oh, quello per stappare il cesso. Oh, su giornale chi? Guarda, dicevo del cesso c'è un coso lì, una ciambella per pugiare le chiappe. Guarda un po' un santo, Gesù, guarda un po'. Guarda un po' un crocifisso, chi pare un demone, pare chi? Guarda un po', e na miseria che crocifisso. Parrocchia di Spilamberto, anno sacerdotale. Guarda, adesso leggo questo qui, va. Guarda, adesso leggo questo santo, poi vado a sperimentare questa discoteca, va. Dalla lettera agli ebrei, 2:14-18. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch'egli ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che dalla morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura,
Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Preghiera benedizione. La pace di Cristo regni nei nostri cuori e la sua parola dimori abbondantemente in noi, perché qualunque cosa facciamo in parole e in opere possiamo compierla nel nome del Signore. Amen. Dio Padre misericordioso, che per mezzo di Maria ci ha dato il Cristo, nostro fratello e Salvatore, ci benedica e ci colmi della luce e della forza dello Spirito Santo. Amen. Dio gloria e letizia dei suoi servi fedeli, per intercessione di Santi Giovanni Battista e Adriano, ci benedica, ci protegga e ci confermi nella sua pace. Amen. A posto, guarda un po', l'altro sala le fisarmoniche, chi è questo? Chi è questo? Oh? Salvi, Davide, oh da, quanti anni c'hai adesso? Oh? Ciao, ciao a tutti, ciao 80 anni. E na miseria, oh. Tutte voci templari. Eh? Ah, su giornalaccio chiedo lo sport di che anno N. Fa un po' vedere, lire 600 lire, oh. Mercoledì 16 gennaio 1985, pensa. E nanni, sai che roba? A te bocco, tente Matteo il Pozzo, chi c'era un lavandia anni 60? Qua, le mattunelle anni 50, a te bocco chi bocco? C'anni su, oh, chi è, oh? Ora un po', se può bucca, ora un po' chi c'è? È il cesso delle donne, è il cesso delle donne, va. Chi c'è? A te illumino sal cellulare, va. Illumino, guarda che mascello qui dentro. Porca miseria, che casì, che macello, non se ne può le più di se discariche. Che coglioni se discariche, m'hanno rotto i coglioni se discariche. Guarda un po', e il pirulì, chi non c'è più il pirulì? Adesso come faccio? Apri, io, come fa? Apri, così. Oh, 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 guarda che macello, chi per terra, un cuoricino sventrato, i cessi, fammi vedere, va, fammi vedere. Oh, chi c'è? Guarda un po', tutto rotto. Tutto rotto, che disastro. Tubi contro tubi, pare le serpi, le anaconde, pare per terra. Tutto sbregato, i cessi delle donne. Guarda un po', che belle mattunelle, chi? Queste mattunelle anni 2000. L'hanno cambiate quella volta, prima che chiudesse. Guarda un po', le porte anni 90 e azzurre. E i cessi, le turche, oh, per le donne le turche, secchinavene e cagavene. Ora un po' le turche rialzate, chi un tubo dell'aria, ora un po' tutto sbregato, porca miseria. Adesso scappo fuori, scappo fuori, va, che tanto dentro si cessi non vale la pena venirci. Chi c'è laggiù? Ade, guarda un po' le ruote, le gomme, che discarica gigantesca, qua c'è, oh. Qua c'è, cosa mi ritrovo qua? I cose, le poltrone, un macello per terra. Ci sarà un morto zumbato in putrefazio? Guarda qua che casino. Le poltrone state mese qua, oh. La lucetta del cellulare non è poi così forte, però. Guarda le gomme per terra. E il disastro, i paraurti, guarda, oh. Guarda che casino. I pneumatici dei cami, tutti qui dentro, guarda. Un coso lì della Volkswagen GL, oh. Una mascherina sa i fanali. Qua un mascello de poltrone della discoteca. Vedi? Sai gli acari che c'è, le scuregge che ci hanno fatto un tese poltrone? Fammi un po' vedere, eh? Le colonne è più o meno come quella discoteca lassù che sono andato ieri. Tanto se assomigliavene quella volta. Guarda, un materazzo dei sfullati di guerra. Chi c'è? Una ranocchia o un orsetto lì, peluche? Qui i cessi degli uomini. I cessi degli uomini, fammi un po' vedere. Che macello, che macello, senti che puzza, oh, le puzza, chi anni 90 chi le mattunelle state meste, eh? Oh, madonna mia, cos'è diventato qui dentro, vedi? Le ruine, tutto rotto, distrutto al massimo, guarda quanta con cattiveria hanno spaccato i sanitari, sa gente, oh, porca miseria, che diavoli, chi è, oh? Cos'è? Cos'è quel pezzo di plastica? Hanno sbregato il muro. Porca miseria, che roba. Oh, chi c'è? Fa un po' vedere chi dentro qui? Chi me lo tronte si cornicchi? Adè, manco i fazzoletti ho preso, mi devo fare una cagata. Però prima c'era la carta igienica. Solo che quella carta igienica lì è tutta impolverata.
dopo non va bene, dopo c'è i batteri, c'è i batteri, chi c'è una specie di, pare una porta, invece due che piavano, vedi chi che c'è, c'è l'ombra del portacarta, la mania chi anni 60, guarda un po', e na misa che mascello sa discoteca cosa è diventata, enorme, oh, ma ti rendi conto una discoteca così grande, io non l'ho mai vista in vita mia, è più grossa dell'Odissea. E adesso spegno sta torcia che tanto non serve a niente. Fan puere. Non serve a niente sta torcia. Con due, eccola qui. A posto, se no mi consuma la batteria. Solo che dura, su Samsung che la batteria. Guarda un po'. Porca miseria, non è possibile una roba del genere. Mai vista prima una discoteca così. Questo è tipo un capannone di fabbrica enorme. Guarda un po' quel cuoricino lassù. Cuoricino! Ciao Matteo! Hai visto cosa è diventata? Che ingratitudine! Lo so, quanta gente ingrata contro l'ecosistema, contro il pianeta Terra. Ma ti rendi conto tutte queste gomme qui? E poi gomme buone pure. Pare gomme buone. Guarda un po'. Beh, è sbregata, Cos'è buona, cos'è buona. Te pare se era buona e le buttavano qui dentro? Pure io come ragiono? Guarda che disastro, che disastro. Queste tutte tubature che c'erano prima sul soffitto, l'hanno sbregate, l'hanno buttato giù tutto. Queste stemmi che stavano di fora, del kiwi. Là la sala del drink è lì. E poi per beccando è la sala per beccaggio. Dopo chi è che le ballerine che dopo scopavano in i camerini, andavano di sopra a scopare. Cioè sarà lassù le stanze dello scopaggio. Guarda un po', cos'è sta roba qui, cos'è? Guarda un po', invito omaggio donna, vedi? Venerdì e domenica sera, e nammise, kiwi più mazzo, Modena, porca miseria, guarda inviti per terra, tutto andato perso, ci rendiamo conto quanti ce n'è, guarda inviti per terra, pare che c'è stato il finimondo qui dentro, come si fa aver ridotto un capannone di discoteca a 5 stelle in questo modo? C'è stato proprio un mascello dei delinquenti, guarda un po', la Golf GL, c'è i cerchi in lega, guarda lì le poltrone, il materazzo qui, che c'è trombavene, porca miseria che puzza qui dentro, puzza, oh, cos'è, una poltrona usata a affare di nylon, cos'è sta roba qui, porca miseria le poltrone allo sfascio. E nammise, se c'era il mammo le piace le poltrone, le portava a casa, qualcosa è buono qui, diceva, il 9 diceva, invece è finite, era un fiasco di vino sbregato, qua, pure le ruote dei trattori, porca miseria che marmitte, quella volta andava a pezzi marmitte chi, è sventrata sa, era un po' il terzo stop con lo spoiler, le bello. Questo troppo costava, è sbregato, vedi? Hanno spaccato tutto, l'hanno spaccata, gli hanno spaccato i vetri, tutto, si è sfogati. Oh, questi chi? I cerchi col mozzo che mi piace a me, questi ce l'ho avuto in telapunto stile 1200, 16 valvole, 195, 50, 15. Beh, da 50 no, allora non è. Però il mozzo mi va bene per la stilo. Guarda un po' che cerchi in lega quelli lì, questi dell'Alfa Romeo. Non è male, si cerchi in lega, io cerco 4 cerchi in lega per la stilo mia, però non si riesce a trovare solo 9, solo che costa 300 euro, questi qui è buoni, peccato che non si può più niente su sfascio, guarda un po' le bello su volante qui, è imbuzzato, gli hanno dato le briscole a sta pora macchina, guarda lì cosa ci hanno messo, quella volta andava tanto con i pedali lì da corsa. Chissà quante, io ho 27 automobili, le ho modificate tutte, coi pedali, tutto un continuo a mettere coi pedali lì, sono stato, guarda un po', l'Eternite, guarda un po', zio Lino, mio zio, ha crepato a 60 anni per l'Eternite, ha crepato a forza da pulire l'Eternite dentro la fabbrica, guarda che mascello, cosa ci sarà dentro questi sacchetti lì, ci sarà tutto Eternite. E nammi, sai che mascello, guarda lì, le tettoie smaltite buttate qui dentro, che schifo. Ma ci rendiamo conto, chi è accessibile a tutti? Viene un bardascio a giocare qui dentro, crepa, cascante quel pozzo. Guarda un po' che sbregamenti lì. Questi si affari, chi cos'è? Uno sa un dedo, ha fatto, è il kiwi. Il kiwi è un animale, allora non è solo un frutto. È una bestia, Vero? Guarda un po'.
kiwi. Guarda allo specchio un duriva, oh. Porca miseria, ti pensa alle sale chi che c'era? No, le sale slot, le sale per ballare, chi? E il palcoscenico. Porca miseria, il palcoscenico e il matto è azzurro, Porca miseria, guarda, tutto anni 90, guarda che spettacolo, s'azzurro chi andava molto negli anni 90. Pensa a sta discoteca, lì dentro su cornicchio, chi? Su cornicchio chi c'era? Luci, tubi contro tubi, guarda un po' che buco. Porca miseria, che roba, non ci si può credere, guarda che discoteca gigantesca, tenuta allo sfascio, proprio questa è la discarica molto grande, che io non me l'aspettavo mai da vedere dentro una discoteca abbandonata, sta discarica così. Questa è una discarica che è una vergogna, la vergogna contro il pianeta. Non potemo continuare così, a fare le robe così di ingratitudine contro il pianeta. Questa è tutta roba da smaltire, da buttare in tele ditte di smaltimento rifiuti, a bruciarle con un forno importante che dopo viene tutta sta riaccia dei sfiuti, del brucià, viene filtrata da un depuratore in modo che non inquina. E le lassù va le camere dello scopaggio, guarda. Adè io chi? De un da su, perché qua c'era le ballerine, no? Quelle che faceva il pole dance, no? Che si attaccavano in tel palo. Che dopo, una volta che hanno fatto a ballare, mica tutte, mica si deve generalizzare, però la maggior parte di loro, se piava i clienti più prestigiosi, del prestigio che c'erano i quattrì, andavano a trombare assunte con le stanze. Scupavano a rotta di collo mentre vedevano la gente che ballava, quelli ballavano in un'altra maniera. Te andate sopra, però andate, fan puede qua, cos'è quel muro lì, oh? Guarda che razza di mattonelle lì, hanno tolto pure le mattonelle, guarda, oh, hanno rubato pure le mattonelle che c'erano nel muro, guarda le belle, oh, quelle mattonelle anni 70, a me mi fa schifo, però a vederle l'uscita accade su non è male, è belle. È un controsenso, come mi fa schifo e belli, eppure c'è sta vento col muro lì, a casa mia manco morto, guarda un po' qui è rosa, chi dentro chi c'è? I cessi, guarda un po', il piano barre, oh, per imbriacarsi, porca miseria, chi si imbriacavene, e na miseria, due che se deve andare sopra, oh, due che se deve andare sopra qui, fan puede, due che andavano a trombare, guarda un po' che roba, quella colonna lì anni 80, le bella quella colonna, tutta di vetro, che spettacolo. Dai, chi pure devo mettere la torcia, perché devo andare a sperimentare qua. Chi c'era la reception? Fan puede, cosa mi ritrovo io. Oh, fammi vedere, guarda chi, elenchi telefonici dell'anno 2009, com'è possibile? Allora ha chiuso nel 2010, chi? Guarda un po' l'ufficio. Oh, me puoi assumere, padrò? Chi c'è la cassaforte? Guarda. C'è la cassaforte, c'è chi? Questa cos'è forte? Questa gli dai una zampata, sbrighi tutto. Non è forte per niente la cassaforte. La cassa debole quella lì è. La cassa debole. Dai, te faccio vedere la cassa debole che la apro. Aspetta, La apro, sta cassa. Ci sarà un topettino, oh. A parte che è aperta, Guarda un po'. Questo è un cassetto, Cos'è la cassaforte? Aspetta, guarda un po' chi, guarda qui c'è chi, oh. Guarda qui c'è chi, le stampe chi hanno accusato. Questo cos'è? Una musarola, adesso spegno, aspetta la torcia tanto mi serve. Cos'è? Magnavene i biscotti dell'Eurospin chi? 4 euro, biscotti che ti riempie, ti scombussola l'intestino, crepi, caghi tutto un continuo. Ma poi di Gesù, guarda, oh, Gesù. Gesù, confido in te, Gesù, io amo te. Guarda, adesso leggo sta faccenda, guarda un po' su mobile anni 90. Guarda, senti. Gesù, confido in te, Gesù, io amo te. Guarda, Ascoltiamo dal Vangelo secondo Giovanni 3:14-18. In quel tempo Gesù disse: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Lodiamo e benediciamo il Padre buono dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, che pensa sempre a noi e ai suoi figli. Ripetiamo insieme: Padre di misericordia, ascoltaci. Padre di misericordia, ascoltaci. Dai, pure te. Padre di misericordia, ascoltaci. Amen. Amen. Aspetta, eh. Amen significa così sia. Così sia. Va un po' lo sgabello per confessarsi. Guarda un po' quanti sgabelli per confessarseli. Cos'è? Buccavene chi? Quelli che dopo che hanno trombato, drogati e tutto, è venuto chi per confessarsi? Chi dentro chi? Fa un po' chi ha il cellulare. Oh, qua c'è qua, oh. Cos'è? Una Polaroid. Una Polaroid questa chi è? È la scatoletta della Polaroid. Qua c'è. Qua c'è. Vietato l'ingresso ai minori di 16 anni. Si prega di essere minuti... muniti, cosa dirò, di documento d'identità. È vietato l'ingresso a coloro che indossano un abbigliamento non gradito alla direzione. Si prega di depositare in guardaroba gli indumenti richiesti dalla direzione. Ma miseria. Questo cos'è? Prossimo. Prossimo spettacolo al Kiwi. Porca miseria. Fa un po' dell'elenco del coso, il calendario di che anni N. De che anno N chi? Non si capisce niente. Guarda, questo chi cos'è? Carpi Office, cos'è sta robaccia? Tutta sta robaccia, tutta cartaccia, straccia. Questo è tutte robe del computer che serviva alla direzione, alla segreteria. Qua un mascello, qua, oh. Qua tutti incartamenti ricevute, contro ricevute, vedi? Kiwi, biglietto, prenotazione. E nammi, sai quanti biglietti? Guarda, tutto andato perso. Ci rendiamo conto che roba, porca miseria. Non è possibile. Chi c'è, oh? Chi c'è? Qui c'è il garage che bucava nella la macchina, è il padrone che va a bucare con la macchina. Adesso vado oltre qua, adesso vado oltre qua, va, vado a bucare qua, e così vado di sopra vedendo due che trombavano, eh? Chi una tavola dei muratori, guarda lì, hanno sventrato lì pure, oh, porca miseria. Se volete portare via pure il coso lì, come si chiama lì? E il coso lì! Vedi che è il mosaico. Oh, come si fa ad andare sopra qui? Non c'è le scale. Non c'è le scale qui. Fammi vedere, va. Pustà che non c'è le scale per andare sopra. Possibile mai? Io ho visto i piani di sopra. Povera discoteca, guarda cos'è diventata. Arbocco chi? Arbocco. Qua non c'è le scale, allora... Come si fa andare sopra? Forse devo andare oltre qua. È chi che c'ha le scalette? Va, guarda un po'. Guarda un po' le scalette di legno. Porca miseria, andavi di sopra lì. Vedi le scale di legno qui? Chi però la polvere me se magna, eh? È il cesso delle donne, va, un'altra volta chi? Bocco. Chi ci sono andato prima? Sì. Guarda che macello, che disastro che è diventato qui. Quanto vandalismo. Che schifo, il vandalismo è uno schifo, eh. Io posso capire che uno vede due tre butie e le spacca, ma il vandalismo non se pole più, non è più ammissibile, capito? Guarda un po' gli attaccapanni anni 10, le brutti si attaccapanni, che culuraccio. Guarda che macello, cos'è diventata sta pora discoteca. E niente, non posso andare sopra? Io volevo andare sopra lì, non c'è alternative allora, forse devo passare qua. Questo è il cesso per quello per i disabili. Guarda un po' l'albero di Natale anni 70, chi per terra. E non si può andare sopra. Com'è possibile? Com'è possibile? Se passava chi deve essere? Cosa te devo dire? Ah no, non c'è un'alternativa. Non c'è un buco, una de porta. Guarda le ghirlande qua, oh. Qua cos'è questo qui? Ah, tutta roba di forchette e coltelli, forchettine di plastica. Che ci magnavene. Guarda che roba, le ghirlande di Natale. Chi dentro chi cos'è? Oh? Guarda chi! Free pass, il pass, Kiwi discudenze. E nammi se quanti fogli di carta andati a puttane. Porca miseria che roba. Guarda qua.
Guarda qua, un mare di carta plastificata che non ha servito a un cazzo. Ma ti rendi conto che roba, come siamo finiti in Italia? Una vergogna, un po' le palline anni 90 di Natale. A posto, dai, adesso vado via, va. Mi sta aspettando l'amico mio che mi ci ha portato qui. Ha detto, te vedi un po' se si può sperimentare. Così ci rendiamo conto e abbiamo il documento del sapore a discoteca che ci venivamo sempre. E io ho detto, vabbè, vabbè, magari, magari mi ci puoi far buccare. Dopo, se è tutto aperto, te bocchi e scappi come ti pare. A posto, estintori ferri, Modena. Vedi, ricariche e vendita all'ingrosso. Apposta, adesso praticamente sta cosa qui, guarda un po', riservato, questi i tavoli per mangiare, qui c'era ristoranti, contro ristoranti, sopra ristoranti, e niente, devo bucare lassù, devo andare lassù sopra, però non so come cavolo devo fare per andare lassù, non te posso far vedere il trombaggio, un due che avveniva, non si può, porca miseria. Ah là vedo una porta, però ci sono andato prima. Niente, adesso, allora spegno la torcia e finito qui. Chi è che vuole vedere le stanze del trombaggio ci viene direttamente di persona, ma comunque qua invece in mezzo a su sfascio qui. Cosa c'è qui? Che casichi, che macello qui per terra, cosa hanno combinato? Chi i camerini? I camerini, oh guarda che macello, che schifo, che diavoli, cos'è questa roba qui? Cos'è su Madonna? Cos'è? Toa! Cosa sarà sta rubaccia? Guarda che inducamino! Se poi le scarpe hanno visto di tutto e di più! Guarda un po' qua! Chi c'è? Chi c'è chi? Chi c'era l'impianto elettrico, mi sa? Pure chi? E le puzza chi? Guarda che macello, tutta rubaccia! Le poltrone dappertutto, chi il piscio? Porca miseria, le puzza chi? Le puzza chi? Proprio quel qui proprio è il finimondo dentro sta discoteca. L'ingratitudine totale. Vabbè, qua dusse bocca chi? Dusse chi c'è? Cennice! Oh, chi c'è? Guarda che macello! Che bordello di rubaccia! Porca miseria! Oh, cos'è? Cos'è sa fare chi? Oh? Cos'è su schifo di chi de cullana? La cullana de merda! Guarda un po', un cuoricino ha fatto un ovetto. La cullana de merda, guarda un po' un altro controvetto. Che cullanaccia brutta! Porca miseria, che schifo! Tutto schifo, guarda! Ora che merda! Che merda! Delinquenti, assassini! Come si fa a riduce una discoteca a cucire uno schifo? Porca miseria, che inquinamento. Guarda, un circuito stampato, chissà quanto impianto elettrico avranno rubato sta gente. Dopo la roba di scarto che non ci facevano più niente l'hanno lasciata qui. Però potevano tenere integra sta discoteca, no? Voi pia rame, pia quello che te pare. Però non si può, non si può pia niente. Solo che ormai hanno rubato tutto. Hanno rubato tu, però comunque voglio dire, rubi? D'accordo, non va bene a rubare. Però se vuoi rubare, ruba, se non ti ferma la polizia. Però porca miseria, lascia integri i sanitari, non fa il vandalismo, delinquenti! Guarda un po', un batticrò piccolino rincignito? No, è un impianto elettrico. A posto. Adesso riscappo fuori da qua. E chi si è visto, guarda che roba che io. Oh, c'è l'amico mio Max qui, che grazie a lui ho potuto vedere questa discoteca gigantesca, distrutta, vandalizzata e tutto e di più. Guarda che roba, io venivo qua nel 96, che era bellino, 96-97. Pensa un po', te ci venivi a ballare. Ma non te fa brutto, non te fa incazzare a vedere tutta sta rubaccia. È incredibile, un posto così. Qui c'era il bar, mi ricordo, qua c'era il balcone del bar che faceva rotondo. Sì. Era un po' di là e un po' nel privettino che c'è lì. Due che rimurchiavano e petrumbando, due. Sì. Perché lassù c'è le stanze, due che andavano a scupare. No, l'abitava abitava il proprietario. Ah, ho capito, allora due che trombavano lì dentro lì. Questi rimorchiava e là andavi nel privettino dove c'erano i lenti. Ah, ho capito, lì dentro, due tutti quei specchi. Esatto. Vabbè. La musica soft. Quindi vabbè. Adesso mi puoi fare pure da guida, perché io qui non ci sono venuto mai, cosa sono, due era mille piste. Ma guarda, là era il privé. Eh.
L'Inter, col Cosuli. Faceva un attacco, sì. Porca miseria, che roba. Ma quindi lassù è stato tolto tutto qui. Tutto rimosso, vedi i muri. Sì. Non c'è più niente, cioè. Non c'è più niente proprio. Porca miseria. E là invece c'erano gli altri uffici per i PR, secondo me. Ah. No, sì. Già ci sono bucato qui, è lo sfascio. Non ci posso credere, Matteo. Questa è l'entrata, eh. Entravi da qui, o da lì. Sì. Ha lasciato la giacca e il guardaroba. Il guardaroba è quello lì, era? No, quello lì. Ah, questo? Questo qui. No, questo qua, sulla là. Ah. Mentre qui era il... qua c'era la biglietteria. Sì. C'era la signora, mi ricordo, quella signora. Era tanto simpatica. Ma... ah. Perché infatti... ho trovato tutti i santi, e c'era tutti i santi, sa sì, signora. Sì, 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 sì. Era devota. Era devota. A Gesù. Mamma mia, guarda che roba, che macello. Ma poi, io dico, no, perfetto, oh, e il padrone, il padrone sa discuteca, non si vede niente, illumini un attimo. E il padrone sa discuteca, cosa penserà a vedere su video? Gli pia un colpo, gli pia da piagne, gli viene. Gli viene da piagne, perché chi? I delinquenti hanno spaccato tutto. Sì. I teppisti, la delinquenza, ma ci rendiamo conto? Tu pensa che le forze dell'ordine mi seguono? Tu sai che mi seguono quelli di Osimo, sì, sì, sì. E i militari dell'aeronautica militare de Loreto, mi seguono quelli della NATO del Monte Conero, mi seguono tanti personaggi illustri, le forze dell'ordine dicono, forze dell'ordine, vi rendete conto chi? Quanta gente è venuta qui a sbregare tutto e non si è accorti ni ciò, come si fa andare avanti così? Pusta che non si accorge mai ni ciò di tutta questa delinquenza? Oh! Eh? Sì. Pusta, pusta, dai, dopo chi si garagi, cos'è si garagi? Aprivene e buccavano. Ah, ah, ah. Entrate del locale, proprio. Hai visto quella Golf GL laggiù? No. L'hanno sbregata. Una Golf GL, anni 90. Guarda, io devo solo andare un attimo nel bagno degli uomini perché ho un ricordo. Sì. Ah, ho capito. Guarda, ho preso per... no, non posso credere. Toilettes. Toilettes. Guarda, mamma mia, ma no, ma sei tornato indietro nel tempo. Sì, però non così. Era intatti. Chi era intatti? Era bellissima sta discoteca, vero? Era una discoteca che era 5 stelle. Io non ho mai sentito dire 5 stelle. Sono quelle discoteche anni 70. Che quando c'era tanta gente che andava a ballare, adesso. Io. Non essendoci più gente che va a ballare. Adesso ballene tramite. Le trombate su Facebook, Instagram e tutti i siti, pieni appuntamento, poi vanno a trombare la sera. A me non piace però, Era meglio vedere... vedersi di persona. Qui? Certo. Sera. Era meglio, ci si relazionava di persona, adesso tu tramite internet conosci una persona in un modo, dopo la vai a trovare tutta un'altra persona, dopo mica tutti è diversi dalle foto. Però la maggior parte si monta nella testa, la vanità. Guarda un po', lì c'era i specchi, qui c'era. Sì, 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 sì. Lì c'era il palchetto, qui era rialzato con tutti i divani. C'era i tavoli. Guarda un po', fosforescenti che di notte questi qui illuminavano. Sì. Che figata. Di là c'era una montagna. Lo so, ho visto tutto, ho ripreso tutto, documentato tutto. Sai che è la prima volta che vengo qua dal... l'ultima volta sono venuto qua nel 97, penso. Pensa tu quanti anni che non ci vieni più. Era... tornare così dici, mamma mia. E mi sembra ieri, Te metti le mante e i capelli, voglio sì, dire. Mi sembra ieri. Cioè, potevi credere, siamo quasi nel 2020, tutto in ruina andato a finire. Tutto in ruina! Ma non è che i padroni sono decessi, morti? Ma era molto gestione familiare questo. Ah, forse è morti quei puretti. La signora, la moglie era la cassa. Ah. Il marito era in giro, il bar, così. Tu pensi io che... non lo so, non vorrei dire cretinate, però so che i due figli erano al bar. Era molto gestione familiare. Pensa quanto erano, voglio dire, una famiglia brava, hanno gestito una discoteca così gigantesca. Mica da tutti a gestire una roba così, storico. Però chi è che ha fatto tutto su vandalismo? Chi è? Guarda che roba, va. È impossibile, no? Ah, ma qua è una... no. Sì, è un paraurti di un camion. Invece là c'è la macchina. No, mi ricordo qua c'era tutta la zona divani, là c'era un altro bar. I divani adesso tutti lì. Tutti lì, sì. Quelli lì che ti dicevo prima. Dentro questi sacchetti c'è l'Eternit, L'Eternite.
sì, l'ho visto, Venerdì, domenica sera. Era bello questa discoteca qua, che era aperta tutte le sere. Tranne il martedì. Mm. Ed era gratis. Ah. Durante la settimana. Al weekend si pagava, era molto popolare. Sì, però tanto vuoi non vuoi uno piada, beh, in com'è qualcosa spendea. Pustà. Guardiamo qualche data. Guarda, 2009 ho visto un elenco telefonico. Oh! Le costruzioni sa un trenì. Le costruzioni chi c'è? Un pupazzetto delle Lego, eh? Chi è sta gente, oh? Per la Spagna. È un po'. Non so che anno sia, però è. Super muscoli. Guarda quei giornalini. Sì, sì. Intrepido. Sport. Tutta rubaccia per terra. Quali passe ci avete, Maxi? Quali? Quelli bianchi, quali passe, quali biglietti ci avete per bucca? Quelli bianchi o quelli io viola? Ho la tessera che ho ancora a casa. Ah, c'hai la tessera ancora? Passavo, sì. Pensa tu, ancora ce l'hai la tessera? Poi venivo qua più durante la settimana, ero un ritrovo di amici. Certo, certo. Si parlava. Vedi la Golf? Ah, massa. Povera macchina. Che finaccia, questa l'hanno sbudellata, guarda, le sbregamenti che hanno fatto. Guarda un po' che marmitto. Sa quante marmitte io ho messo in telemacchine mia. Non si sa quante. Guarda che bello spoiler col terzo stop. Quella volta andava tanto. Sì, esatto, faccio una foto perché è un ruder bellissimo questo qui. Mm. Che delusiosa discoteca. Guarda, questa è la pista principale di Vero Marmo. Di Vero Marmo. Guarda che roba. Porca miseria. E dopo hai detto che quelle scale lì se venivano fuori quando tramite un motore. Sì, quando la gente ballava era niente. Quando c'era uno spettacolo, un concerto, venivano fuori le scale. Illuminate? Illuminate, sì. Che sì. Spettacolo. Ma sai che forse ho qualche foto io a casa? Tu che un tempo, se non era fatto, nel 96-97 le foto erano. Non c'erano. Lo so. Che delusione, che tutto finito. Guarda un po' se colonne. Senti un po' Max, mi puoi raccontare il suo colore? C'erano i neon dentro, usavano di colori diversi, perché c'era la pellicola colorata e cambiavano colore. Che tempio! Secondo me il giorno d'oggi, se fosse aperta e tenuta benissimo, non c'era gente che... No, perché? Perché tutti davanti il computer, di notte. È cambiato tutto. Innanzitutto c'è molto meno gente. E poi sono cambiate le usanze. Oh, un giacchetti comunale. Quello del comune. Se posso sapere che c'è dentro questi sacchetti qui. Che ce n'è un'infinità. Questi grossi un bel po', eh. Guarda un po'. Secondo me sono sacchetti che sono ritratti. Andavano sul tetto, chissà. Guarda che schifo. Tutta rubaccia di plastica, gomme, controgomme, tutto macinato, vedi? Guarda che roba. Che schifo. Questo muro era tutto robotico, perché per l'epoca poteva essere innovativo, era, vedi dove c'è il giallo? Sì. C'era tutto sto muro, fino tutto intorno. Ah. Era tutto staccato. Vedi, sono mattonelle di vetro. Sì. Vetro colorato dentro. Oh, eccole va, i piani di sopra. Le scale sbregate, tutti i passi lì, omaggio, invito alla discoteca. Quassù prima non ci sono andato, adesso c'è poco. Guarda un po' le porte anni 80. E na miseria. De zio Alberto se porte chi è. Guarda un po' la casa del padrone. Un filtro dell'aria, va. Grossa sta casa del padrone. Chi c'è la cucina, una puzza, non te dico. Guarda un po', c'è Gesù, Giuseppe e Maria, oh. Guarda, la famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto, donare la vita e donare l'amore. Guarda che spettacolo. Ad è chi bada più alla famiglia. Tutti single, il bastardismo. Ad è lo scopaggio... Finito lì, senza sposarizio, senza niente. L'individualità, la vanità, lo sfascio,
L'egoismo! Guarda che padrò! E il colore delle mattonelle anni 40, color merda. Però è una bella casa, guarda che... Ma è grande questa casa, spaziosissima. Questo è il reparto notte, chiudeva nella porta chi... Vedi, chiudere nella porta, reparto notte, guarda lì, che gabinetto grosso, porca miseria, che casa grossa. Oh, e il box doccia chi? Fa un po' vedere, una miseria, una vasca. La vasca, oh, che spettacolo. Questo è uno sgabuzzì. A qua, un'altra controstanza, il terrazzo. E chi le prese anni 70? Guarda un po', c'è Max che è andato di fuori a vedere il terrazzo. Oh, è cascato giù il vetro. Guarda un po' gli alberi, è nato giù. È nato giù tutto, è nato giù. È nato tutto. Guarda, le porte è anni 70, da quando è stata costruita questa discoteca. Questo è un serbatoio d'acqua. Porca miseria, le cinghie per terra. Come ci fa le cinghie lì? Cosa sai? Cosa sai? Tanto quando hanno sventrato tutto, chi il vandalismo. Guarda che roba, oh. Che lavori che hanno combinato per spaccare tutto. Oh, una calza anni 90 lì. Chissà cosa c'era lì. Una calza, va un po' che bel terrazzo. Un tavolì, ci magnavano, chi c'era il parcheggio privato. De dietro. Guarda, oh, il barbecue, chi? Il barbecue. La barba, la barba, il barbecue, guarda. E il coso, il forno, lì ce sfurnava nelle pizze. Questa è la mastella del mammo, dove ci mette i pesci. Va un po'. Guarda, guarda lì, oh, le zanzare. Le larve, oh. Le larve in crescita. Guarda, guarda un po'. Pare tutte cagate. A posto, va. Vediamo un po' se c'è l'acqua. No, te pare. Ti pare che c'è l'acqua, ormai è tutto finito. Oh, guarda quanti santi c'aveva la famiglia di questa discoteca. Guarda, c'è Gesù, che il buon pastore. Vedi? No, San Giacomo! San Giacomo, pensa! È il marito di Leonora, i principi del Boccaggio. Giacomo, guarda un po' una preghiera tua, chi per te? San Giacomo Pellegrino, copia di Gaetano Pancaldi. Dio onnipotente ed eterno, tu hai voluto che San Giacomo, primo fra gli apostoli, sacrificasse la vita per il Vangelo. Per la sua gloriosa testimonianza conferma nella fede la tua Chiesa, sostenendola sempre con la tua protezione. Amen. San Giacomo. Pare Gesù, pare. Vedi? Guarda che roba i santi, oh. La Madonnina chi? Tu Maria sei splendore che nulla toglie alla luce di Cristo, perché esisti in Lui e per Lui. Guarda Gesù bambino qui. Gli angioletti. Adesso guarda un po' cosa ho visto qua. Guarda, i telefoni, citofoni. E il coso lì degli anni 60. E poi toglie il pelo al gatto. A posto, finimo qui, oh. Finimo qui la registrazione, dai. Che la gente sennò se impazienti. A me me ne strafrego, però tanto ho documentato tutto. A posto, fine. Ciao a tutti. Grazie a Max che ho potuto vedere tutti i posti. Grande. Ciao. Ciao a tutti ragazzi.